Leonardo Grasso. Il piano industriale dell'Ilva sarà presentato a settembre, lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato al termine della sua prima visita al siderurgico tarantino, 2 ore in cui ha visitato gli impianti insieme al commissario straordinario Enrico Bondi. Abbiamo intervistato il ministro al termine dell'incontro. Avete parlato degli investimenti, di come finanziare le opere per l'AIA? No, lui semplicemente mi ha illustrato l'impianto. Ha fatto vedere come procedono i lavori dell'AIA. Ci sarà modo di recuperare i ritardi individuati dall'ISPRA? Intanto mi pare che sulla copertura dei nastri, che sono 60 più 60 chilometri, sono già un buon punto. E c'è l'impegno per la copertura dei campi minerari che mi pare rispetti i tempi stabiliti. 1.800.000.000 basteranno per mettere a norma l'impianto? Spero di sì, onestamente non posso dirvelo io adesso. Spero di sì, e se no bisognerà tirarne fuori dagli altri. Il problema mio principale è quello di tenere insieme, e mettendo innanzitutto il problema di salute della gente con la salvaguardia dell'occupazione. Salute della gente per me è il numero uno, non c'è una cosa che supera la salute della gente. Blitz notturno alla OM Carrelli di Bari, azienda presidiata da oltre 2 mesi dai lavoratori, un camion dei proprietari.